Bentrovati da Sport Today, in primo piano il calcio con la pausa, come sappiamo, di campionato per gli impegni della nazionale, tempo di ragionamenti e di lavoro a Casteldebole. Oggi è stato l'ultimo allenamento, poi Thiago Motta darà 4 giorni liberi alla squadra che, ricordiamo, dopo la sconfitta di Firenze ha ricominciato subito il lunedì a lavorare al campo di allenamento, perché questa volta la pausa appunto arriva in questo weekend. Di fatto il Bologna, dopo l'allenamento di oggi, si ritroverà direttamente martedì prossimo, quando pian piano alla spicciolata torneranno anche i nazionali, e quindi potrà preparare Thiago Motta la partita del lunedì successivo in casa contro il Torino. Allora è tempo anche di bilanci, di analisi. Oggi abbiamo parlato di questa rivelazione di quest'anno, Joshua Zirkzee, un attaccante a tutto campo, non solo in area di rigore, ma appunto qualità tecniche, qualità anche da regista d'attacco, fa giocare bene la squadra, è un giocatore che recupera tanti palloni. Allora, come detto, ne abbiamo parlato in prima edizione con Marco Negri, ex bomber non solo del Bologna, che ci ha dato un suo parere proprio su questa crescita di Joshua Zirkzee. Sentiamolo. A me piace un sacco, c'è l'equivoco che io l'ho ritenuto sempre numero sulle spalle, perché secondo me Zirkzee non è un numero 9, e quando c'hai invece quel numero lì dietro le spalle tutti ti chiedono il gol. Lui sembra quasi che il gol non lo vada a cercare con la stessa gioia con cui cerca l'assist, con cui cerca la giocata, con cui cerca gli altri di mandare in porta gli altri compagni. Però ripeto, in un calcio che sta andando verso una direzione, specie per gli attaccanti, tutti gol e statistiche, e poi alla fine della stagione si andranno a vedere anche quelli. Però è un giocatore che mi piace tantissimo. Era tanto tempo che non vedevo un giocatore giocare di prima con sicurezza, di prima con entrambi i piedi come lui, e bisogna dar credito alla società che ha creduto in lui e ha portato un giocatore che ha anche grande personalità. Ripeto, dopo la partita a Bologna-Lazio, dalla tribuna ho visto, era uno di quelli un po' più ultras alla fine della partita, cioè se l'è goduta tutta, fa parte veramente di questa squadra, di questo progetto, si vede, carica i tifosi, e quindi secondo me è anche un giocatore che ha altre caratteristiche oltre quelle tecniche in campo. È un giocatore che può dare tanta energia anche nello spogliatoio e agli altri compagni di squadra. E dall'area di rigore l'attacco, passiamo all'area di rigore in difesa, ovvero il portiere Federico Ravaglia, che quest'anno ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro il Verona nella partita vinta dal Bologna, che ha poi passato il turno. Oggi è stato ospite di BFC Week, la striscia prodotta dal Bologna, intervistato da Gloria Gardini. Allora sentiamo le sue emozioni appunto nel tornare a calcare il terreno del Dallara. Ah, sicuramente è stata una bella emozione, perché tornare a giocare qua a Bologna dopo un po' di anni che sono stato in giro in prestito è stata sicuramente un'emozione bellissima. E la partita è andata bene, sì. E appunto, come ti dicevo, era tanto che non giocavo, quindi un po' di emozioni i giorni prima c'erano, però sono contento molto, perché è andata bene. La Coppa Italia è comunque una competizione a cui noi teniamo tanto e cerchiamo di arrivare il più avanti possibile. E sulle parate è frutto del lavoro fatto in tutto questo periodo, e dove sicuramente il mio credo è stato quello di sempre lavorare e farmi trovare pronto quando appunto ci doveva essere l'occasione, e sono contento, è andata bene. Mi dicevi che qualche giorno prima insomma eri un po' in tensione, quindi ti chiedo, il mister quanti giorni prima della gara ti ha detto guarda che martedì giochi tu? Ma più che tensione era emozioni positive, era gioia, era comunque la tanta voglia di tornare a giocare. E l'ho saputo da Alfred, il nostro preparatore dei portieri, è venuto da me dopo la partita di Sassuolo, cosa è stata qualche giorno prima, e mi fa: sei pronto? E io ho detto certo, sì, sono pronto. E da lì poi dopo è nata tutta la
la preparazione alla partita, non ci siamo detti tanto. L'anno scorso eri il terzo portiere perché c'era Skorupski, poi c'era Bardi, sì, e poi c'eri tu. Quest'anno sei stato promosso secondo portiere, come, sì, l'hai vissuta? Ma diciamo che è stato, quando l'ho saputo che appunto sarei diventato il secondo, l'ho accettata come una bella sfida, no? Perché era la prima volta qua a Bologna a ritrovarmi come secondo. La stagione è lunga, quindi ci sarà sicuramente bisogno e spererò di farmi trovare sempre pronto, ecco. E adesso passiamo al basket. È arrivata anche la prima sconfitta per la Fortitudo, che ieri a Udine, in un campo comunque difficile, non è riuscita a portare a casa il risultato. E allora ci racconta com'è andata Luca Pinkerle, ma sentiamo anche le parole di Kaya. Sentiamo. L'analisi è molto semplice, sono stati molto bravi di noi. La riassume così coach Kaya, la prima sconfitta in questo campionato di A2 in un percorso sin qui pressoché perfetto. Che sia merito di un avversario di spessore che da anni lotta per la promozione come Udine sembra indiscutibile, ma è pesante soprattutto l'assenza di Pietro Aradori, che in questo inizio di stagione ha sempre saputo trascinare la Fortitudo con partite da 20 e passa punti, ciò che ieri è sostanzialmente mancato all'attacco bianco-blu per l'infortunio muscolare del giocatore. 11 punti di Bolpine, 10 per i due americani, numeri che non rispecchiano le medie a cui è abituato fin qui la Fortitudo, piegata dall'intensità di Udine che già all'intervallo conduceva sul più 13, allargando il punteggio nel terzo quarto sul più 23 e continuando a tutto gas fino all'87-56 finale. Vedere come sono loro e avvalora ancora di più l'incredibile lavoro che abbiamo fatto fino adesso, essere primi con 8 vittorie. La partita di oggi dimostra che come la squadra, come i ragazzi sono stati molto bravi nelle altre partite a fare 8 vittorie, perché c'è una squadra come loro, di tanti giocatori e di questo livello, ne hanno perso 2 partite, e vuol dire che noi siamo stati molto bravi a vincerne 8, e quindi, perché loro oggi hanno fatto veramente una grande partita. L'occasione per rifarsi però è tra pochissimo, sabato alle 20, il prossimo turno in trasferta contro Cividale. Prossimo turno invece per la Virtus, la trasferta in Eurolega contro il Panathinaikos dopo il successo in casa su Milano. 2 partite di Europa ovviamente in pochi giorni, ne parla il coach Banchi. Domani sera saremo di scena all'Oaca di Atene per affrontare il Panathinaikos, una delle regine del mercato estivo. Una squadra costruita con picchi straordinari di talento. Sappiamo di dover continuare a gestire l'emergenza, soprattutto vicino a canestro, dove troveremo di fronte giocatori estremamente fisici ed atletici come Lessort, Mitoglu, ma lo stesso Balcerowski, cercheranno di far valere la loro taglia. Panathinaikos si muove sulle iniziative di giocatori di grande talento come Slukas, Vildosa e Grant, e quindi dovremo essere bravi a limitare la loro pericolosità sia in campo aperto che nei giochi a 2. Quindi controllo del ritmo, e avere un attacco molto equilibrato, riuscire a giocare con il nostro stile sarà determinante per riuscire a dimostrare una volta di più di avere la personalità e l'organizzazione per competere anche con squadre di altissimo profilo come appunto il Panathinaikos. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, come sempre grazie per averci seguito, buona serata.